Ragazzi, la partita che definire oscena e brutta è farle veramente un complimento. Una noia mortale in quel di Leskovac, questa località incastonata tra Serbia, Kosovo e Bulgaria, questo stadio da 8.000 spettatori, tutto coperto a differenza di quello a Firenze. E comunque la Fiorentina esce vincitrice dalla Serbia 1-0, una partita in cui la Fiorentina non si è per niente dannata l'anima, una partita veramente giocata sotto ritmo, l'hai sbloccata con il rigore di Nzola, Nzola poteva soltanto segnare su un rigore procurato da lui, da uno stop sbagliato in avanti e battendolo nella maniera peggiore possibile, per fortuna il portiere di loro insomma non è Buffon, non è Andanovic, e di conseguenza poi gli è passata sotto il ginocchio e si è passata in vantaggio lì, ma poi non ti sei dannato l'anima, ecco, per fare qualcosa in più dopo, ecco, sei rimasto assolutamente sornione e non hai creato quasi più occasioni, perché a parte quella di Brekalo, quella di Milenkovic, ce ne sono state veramente pochissime di occasioni. Infatti Maxi Lopez mi è piaciuto, però per il resto cioè sono ingiudicabili le prestazioni di tanti, cioè anche quella di Pierozzi ha fatto una buona partita in copertura, però l'ho visto un po' timido più in avanti. Per il resto, appunto, ho visto una partita veramente difficile anche da valutare, perché secondo me non l'hai giocata neanche con chissà quale determinazione, ti sei addormentato ai ritmi dell'avversario. Per poco, peraltro, Kukarički non ha pareggiato in apertura di secondo tempo con quell'occasionissima divorata proprio in apertura di secondo tempo da Kovac. È andata bene da quel punto di vista, per il resto insomma una partita che dovevi vincere, una partita che alla fine il risultato l'hai ottenuto. Certo, non è che si siano date chissà quali risposte dal punto di vista del gioco rispetto anche alle ultime partite, non si sono date chissà quali risposte. Però il risultato l'hai portato a casa col minimo sindacale, col minimo sforzo, non dannandoti assolutamente l'anima, non riuscendo proprio a non dando neanche secondo me il meglio di te, ma proprio accontentandosi del minimo sindacale. Bastava contro una squadra che è un deserto di qualità, è una penuria veramente raccapricciante, e che dire, avanti così, e intanto andiamo a 8 punti, a 8 punti nel girone. Ci teniamo al risultato, la prestazione non è neanche troppo da commentare secondo me, perché stasera proprio sei sceso in campo senza voglia, senza particolare mordente, giusto per con l'episodio che ti sei indirizzata hai detto vabbè, sai che facciamo, ci mettiamo là dietro, ci mettiamo a girare palla tranquilli, sereni, e non ci danniamo l'anima. E così è andata. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una valanga di piace al video, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Buona serata a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Forza Viola!